tutti. Oggi voglio illustrarvi alcune funzioni nascoste del nostro Messier QSim Connect. Si tratta di alcune importanti funzioni di diagnostica che possono risultarvi utili in caso avesse dei malfunzionamenti sulla parte, diciamo, touch sullo schermo o sulla parte audio del vostro apparecchio. L'accesso a questo menu di diagnostica avviene tramite il menu Impostazioni in alto a destra che già conoscete, quindi lo premiamo e andiamo poi a selezionare la parte, la terza voce, quindi informazioni su il tuo Messier QSim Connect. A questo punto si apre questa schermata che avete utilizzato nel momento della vostra connessione al Wi-Fi. Cliccate a questo punto ripetutamente la seconda voce. Si apre questo menu a tendina con una serie di voci. E vi faccio vedere la prima, Manual Mode, quindi un test di diagnostica manuale. Si apre questa schermata dove ci sono una serie di rettangolini verdi che vanno ad esaminare la funzionalità delle varie funzioni proprio del nostro apparecchio. La prima è C'è scritto OK ed è un OK test. Vi faccio vedere a partire dalle ultime tre voci, vanno a verificare la funzionalità della nostra manopola. Quindi, turn left, gira a sinistra, la voce si deseleziona, scompare, quindi significa che è andato a buon fine il test. Gira a destra, girato a destra la mia manopola, il test è andato a buon fine. Premi la manopola, quindi premiamo e vediamo che anche qui è andato tutto a buon fine. Torniamo al menu precedente. Andiamo ad indagare il nostro LCD, quindi il nostro schermo. Automaticamente cambierà colore e ci dirà poi se il test è superato. Se compaiono tutti i principali colori, il nostro test è a posto. Posso quindi selezionare Pass. Andiamo a selezionare la voce backlight, quindi la funzione, la luminosità dello schermo, diciamo. Anche qui diciamo che lo schermo oscilla tra la pochissima luce e tantissima luce. Quindi se diciamo si verifica questo cambiamento di luminosità, possiamo dire che il nostro test è passato. Andiamo a verificare la voce Bluetooth. Ci indica che c'è questo indirizzo Bluetooth. Andiamo a verificare la luce LED e possiamo, diciamo, selezionare una luminosità più o meno elevata per la luce rossa. Quindi se andiamo verso il basso, scusate, LED light, stavo facendo con la luce rossa. Se andiamo verso il basso, andiamo a diminuire la luminosità della nostra manopola. Se andiamo verso l'alto, andiamo ad aumentarla. Anche così, lo stesso per la verde, bassa e alta luminosità. Per la bianca, bassa e alta luminosità. Diciamo che il test ha funzionato. Poi abbiamo la funzionalità del touchscreen. Quindi ci chiede di cliccare in diversi punti dello schermo per testare che funzioni tutto l'intero schermo. Possiamo dire anche qui che il test è passato. Speaker, andiamo a verificare che il microfono, il microfono in uscita funzioni. Poi c'è la funzionalità del microfono in ingresso. Quindi vedete che i decibel oscillano a seconda che ci sia la mia voce o il silenzio, e possiamo dire che è funzionante anche questo. Il Wi-Fi, dove ci sono tutte le reti a cui è possibile connettere il nostro connetto, e poi questa funzione qui del chip. Possiamo poi avere anche un report del test che abbiamo appena fatto. Vedete, ci sono tutte le voci che vi ho fatto vedere prima e se diciamo, abbiamo passato il test oppure se il test è fallito. Andiamo indietro, vediamo le informazioni sulla versione del nostro apparecchio, sono tutte riportate qui. Andiamo ancora indietro, andiamo a vedere questa voce.
ci consente di settare in maniera corretta alcune funzioni del nostro Connect, come ad esempio quelle legate al peso, con questa funzione qui, la prima, che ci chiede di pesare un chilogrammo di prodotto e andare così a calibrare il peso in maniera corretta. Poi ci chiede di fare un test, mettendo ad esempio delle funzioni specifiche del nostro Connect, come il tempo, i minuti, la velocità, di dare il via al test e di verificarne poi gli esiti. Ci sono le funzioni di download, il test del wifi, che io adesso non vado a fare per velocità, le funzioni legate alla tara, alla correttezza della tara. E poi Activation, quando avete settato in maniera corretta tutte queste funzioni, le potete attivare in modo che sia tutto settato alla perfezione. L'ultima voce è questa qui che ci dà un report seriale, un test report seriale della macchina. A questo punto io dico di sì perché in realtà non ho settato nulla, ma voi se avete fatto delle modifiche dovete settare in base a quello che avete fatto. E vi faccio vedere un'ultima cosa, sempre a partire dal menu impostazioni. Andate sempre sulla terza voce, quella che abbiamo selezionato prima, ma questa volta andate a cliccare ripetutamente sulla terza voce dell'elenco. C'è la pagina dell'aggiornamento di sistema. Potete qui controllare la vostra versione, se è aggiornata o meno. Io clicco, attendo il risultato del test, mi arriva la notifica che mi dice la versione attuale è la più recente e quindi diciamo il mio Connect è a posto. L'ultima cosa che vi voglio far vedere è in caso aveste bisogno di reperire il numero di serie, oltre ad avere qui il numero scritto, potete cliccando più volte avere il vostro QR code. Sotto, come vedete, c'è anche la possibilità di cercare aggiornamenti. Spero che la mia spiegazione vi sia stata utile, che queste impostazioni possano aiutarvi a risolvere magari dei semplici problemi che avete con la vostra macchina, con il vostro robot da cucina. Vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messer Cuisine Connect Plus Italia. Vi invito inoltre a seguirmi sempre su questo canale YouTube In Cucina con Messier. E buona cucina a tutti!